sono penso più vecchio, tanto vecchio essere in pensione, l'ho già dichiarato tante volte. La mia organizzazione è ancora più vecchia perché fa 100 anni in quest'anno, anche se abbiamo avuto varie interruzioni dal fascismo in poi, però vabbè, questo penso che vi interessa poco a voi. Penso che una delle cose che vi interessa è che ho fatto il percorso opposto a quello che ha fatto il compagno Claudio prima. Io sono uno di quelli che ha costruito e creato i coordinamenti precari nella scuola, nella CGL negli anni 70. A un certo punto avevamo pure noi la scala direttivo nazionale, c'eravamo in parecchi. Abbiamo visto che certe scelte che venivano fatte erano contro di noi quelle che avevamo precari, e costruimmo l'organizzazione. Nacque tra il 77 e il 78 il coordinamento precario, da cui nacquero poi tutte le altre sigle organizzate. È proprio questo che non vedo qua dentro, ecco, una delle voglie di scegliere voi di auto-organizzarvi. Non penso che dobbiamo essere noi come sindacato, l'ha ricordato Barbara, l'ha ricordato Anna prima, Stammati, sul discorso di quello che noi possiamo fare assieme a voi, il percorso in cui siamo stati sempre vicini alle vostre scelte, alle vostre indicazioni, ai vostri scioperi. Però una delle cose che ho detto penso un anno fa, perché non vi auto-organizzate? Non vi date una struttura e non vi costituite ufficialmente, così gli scioperi ve li fate da soli, senza bisogno di stare a chiedere. Quando noi ci vietarono gli scioperi a CGL, perché le cose me le ricordo, qualcuno come prima i compagni hanno ricordato cosa abbiamo vissuto negli anni passati, gli scontri che abbiamo avuto per conquistarci il concorso riservato, l'abilitazione riservata, il doppio canale, tutte battaglie che abbiamo fatto purtroppo fuori perché i sindacati stavano da un'altra parte. Penso che queste scelte voi dovete fare, la piattaforma che avete fatto ha certamente alcuni errori, perché gli errori sono anche come dovete disporre le cose. Qualcuno prima ve l'ha ricordato, non si può prima mettere una serie di leggine e poi mettere un discorso sulla scuola bene comune. Voi non vi rivolgete solamente a precariato in questo momento, perché lo scontro è uno scontro di classe, non perché noi siamo vecchi e abbiamo dei termini, diciamo, comunisti o di sinistra, perché questo è lo scontro che sta passando in tutta Europa. Cioè, mentre voi state facendo le riunioni nazionali, noi ci siamo costruiti già un coordinamento internazionale che lavora sul discorso della scuola, che si vedrà fra poco anche per aprire una battaglia che convoca tutti i paesi contro quelle che le scelte che la comunità europea, le banche stanno facendo contro di noi, e coinvolgerà anche tutti quanti i paesi del nord dell'Africa, quelli che sono le che chiamiamo Euro Maghreb. Quindi le battaglie e le scelte che hanno trovato il 27 non è altro che una delle tante date che penso che significheranno che in questo paese ci sta un'opposizione. Ci dispiace che non ci sono i COBAS, perché crediamo che siamo un pezzo importante del segnalismo di base dell'organizzazione, però in questo momento di crescita speriamo di portarci tutti dietro. Voi quindi dovete fare delle scelte che siano importanti. Prima di sistemare quella piattaforma, rimettendo un discorso generale, visto che la rivolgerete sia a tutti i precari, ma le organizzazioni politiche, al segnalismo di base, è importante che date della centralità della scuola di cui avete parlato poi alla fine, è un discorso che hanno fatto gli altri, di risistemarla per dare un senso al vostro intervento. Che oggi voi siete il soggetto più attaccato, ma l'attacco che tocca a voi in prima persona, che state pagando, come pagano tutti i vostri lavori. Io sono, non mi interessa più di scuola, l'ho già detto tante volte, sono il segretario intercategoriale e a Roma, dove sono responsabile dell'attacco e in tutti i posti di lavoro, l'esternalizzazione è già passato. Quello che vi ricordavo prima Barbara di Milano è che ormai assumono tramite lavoratori interinali i lavoratori delle scuole del comune di Milano, cioè sta passando di tutto di peggio, qui stanno esternalizzando ogni cosa al comune di Roma, e penso che questo attacco è quello che vuole dare la chiamata diretta ai presidi. Penso che questo è lo scontro che voi c'avete una grossa responsabilità, perché vi trovate in prima fila in uno degli scontri più grandi. La scuola è quella che ha pagato di più e si sono visti quei tagli, e penso che questo dovete rivendicare. La battaglia la possiamo fare assieme, spero anche con quei pezzi della CGL che hanno prima ricordato che il coordinamento precario CGL oggi non deve dipendere dalle indicazioni nazionali. Spero che siano alle piazze con noi,
abbiamo invitato più volte a fare delle battaglie comuni e speriamo che dal 27 in poi queste scadenze si costruiscano. Costruire le scadenze unitarie vuol dire lavorare anche su una piattaforma complessiva che non può essere solo singoli pezzettini, svincolare tutto il resto. E questo è l'unico consiglio che posso dare. La vostra piattaforma penso che la riconosciamo e alcuni punti, l'ha ricordato prima Assarmati, penso che siano le cose storiche che il movimento ha fatto in tanti anni di lotta, quando eravamo precari, quando siamo stati di ruolo. Penso che vi siete, anzi, sulla battaglia, scuole statali sì, scuole statali no, 180, 360 giorni, penso che dovete rivendicare per tutti la possibilità di chi ha lavorato nel settore scolastico, la possibilità e la garanzia di avere questo percorso all'interno di queste graduatorie. Poi quello che sarà, sarà. Penso che la battaglia ce l'avete sulle vostre spalle, però occorre che vi date anche una stretta organizzativa. Questo è l'unico consiglio che vi posso dare. Perché se no, se andate sciolti, sarete sempre in balia dei vari sindacati confederali o organizzati, e penso che questo non vi serve per la vostra crescita, sia a livello sindacale ma anche a livello politico, perché lo scontro è molto alto e non si può non pensare che sia un discorso complessivo.